Ciao, sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi parliamo di una delle mie ossessioni, ovvero quella delle candele, che sono una delle mie fissazioni in effetti. Vado quindi velocemente a farvi vedere tutte le candele più degne di nota che possiedo e parto con questa che è una Yankee Candle. Questa candela ha su stampata la mia faccia, questa era un'opzione che Yankee Candle dà la possibilità di fare, è stata un regalo, penso acquistato su un sito internet, a me hanno scritto sei speciale Ambra buon compleanno, ma nella fattispecie questa candela che io possiedo è una giara grande. È la profumazione Egyptian Musk, un aroma avvolgente e seducente, una delle mie fragranze preferite in casa Yankee Candle. Sempre per quanto riguarda Yankee Candle, stavolta una giara piccola, e questa è la Black Coconut, il cocco nero, una fragranza estiva, avvolgente e seducente, che mi piace moltissimo tenere sulla scrivania mentre lavoro, infatti è quasi finita. Fragranza invece un po' più invernale, calda e coccolosa, è la Cappuccino Truffle, e questo è proprio il classico profumo di cappuccino, molto da prima mattina, sicuramente vi fa venire una voglia pazzesca di bervi l'ennesimo caffè della giornata. Mentre una delle più celebri fragranze in casa Yankee Candle è la Vanilla Cupcake, quindi il pasticcino alla vaniglia. Una fragranza dolciastra, vanigliata, molto gradevole perché non risulta stucchevole pur essendo molto dolce. La mia era nell'edizione Happy Birthday, quindi una limited, infatti andrò a ripulire, a conservare questo barattolino. A proposito di candele ripulite, me l'hanno ripulita, avevo finito la My Serenity e questa è una giara grande, è un profumo molto avvolgente anch'esso, estremamente rilassante, così come suggerisce il nome, fresco, dà un'idea di casa subito linda, pulita. E questa confezione l'avevo fatta ripulire per utilizzarla per biscotti eccetera, ma ho visto che anche dopo ennesimi lavaggi il vetro non perde l'aroma, quindi purtroppo non potrò usarla, ma è una fragranza consigliata. Una scoperta recente che mi ha lasciato stupita sono queste candele di Mercy Andy, in questo caso a me è stata offerta dal brand tramite l'app Octoly. Devo dire che la confezione è molto particolare, una sorta di bicchiere da tavola ma in versione più grande, è una candela naturale, vegana, e la profumazione in questo caso era vaniglia nera. Devo dire che mi ha stupito la persistenza del profumo. È una candela che profuma anche da spenta, una volta accesa davvero riesce a farsi sentire. Profuma realmente l'ambiente, bellissima anche la confezione, un po' diversa da tutto il range di candela a cui siamo abituati a pensare, e di questa voglio acquistarne altre, poi giù vi lascio il prezzo. Comunque mi ha stupito in positivo e ne acquisterò altre. Poi le candele che mi chiedete spessissimo sono queste, ovvero le My Jolie Candle, che si presentano in questo modo, in questo caso la versione lingerie frais, quindi bucato fresco, e questa invece era la versione pigna colada, che è molto profumata anch'essa, però dà un effetto troppo acre all'ambiente, quindi prediligo lei. E queste sono le candele da cui provengono i gioielli che ogni tanto mi chiedete dove ho acquistato, quindi collanine eccetera, è questo il brand. E l'ultima arrivata a casa, da cui deve ancora essere estratto il gioiello, è sempre questa, sempre My Jolie Candle, è la Rose Gold Edition, che ha una profumazione percepibile solo se si annusa, in realtà non diffonde odore particolare nell'ambiente. Mi ha colpito il packaging e devo dire che è straordinario anche l'effetto cromatico che crea la luce della fiamma che si accende su questo oro rosa, bellissima esteticamente, diventa anche un bello oggetto d'arredo. Poi sono curiosa di scoprire il gioiello all'interno cosa sarà. Poi una delle mie fragranze preferite in assoluto, la She Butter, sempre di Yankee Candle, sempre giara grande. Questa è una fragranza discreta, elegante, che si fa sentire ma senza risultare fastidiosa. Regala agli ambienti un profumo di pulito, di casa inondata di luce pulita, ottima fragranza. Sempre nella gamma profumi freschi per la casa, quindi questi profumi che ricordano l'idea di casa tirata a lustro, pulita, abbiamo Fluffy Towels, che a differenza dell'altra, nonostante apprezzi la profumazione da spenta, dopo qualche minuto dall'accensione inizia a farmi venire mal di testa, quindi sono d'accordo con un mio amico che la cedo a lui e se la finisce con calma poi mi riporta la giara, perché non so cosa ha in mente di fare con tutte queste giare vuote, ma un qualcosa troverò, anzi chiedo a voi consigli sull'utilizzo delle giare vuote delle Yankee Candle. Altro brand che mi aveva colpito soprattutto agli esordi è Jewel Candle, e anche in questo caso avevamo all'interno dei gioielli, tra l'altro carini, ben fatti. Apprezzo la forma di queste
le candele, le profumazioni le trovo meno intense, meno particolari rispetto ad altri brand. Jewel Candle avevo questa che era per l'edizione di San Valentino, questa che mi era piaciuta moltissimo è la Juicy Mandarin e questa che era la Forget Me Not, bellissimo il packaging, il contrasto col colore rosa, ma un profumo decisamente un po' stucchevole per quanto riguarda i miei gusti. Fragranza estiva che mi mette subito di buon umore è invece questa, che ho nella giara media, sempre Yankee Candle, ed è la fragranza Lemon Lavender, quindi profumo della lavanda stemperato da una nota agrodolce di limone. Devo dire che, nonostante si possa pensare che l'abbinamento sia forte, queste due fragranze si sposano alla perfezione, regalando all'ambiente questo effetto di finestra aperta su una terrazza piena di piante di lavanda con questi limoni che fanno da contorno. Questa è proprio la candela che sa d'estate, mi piace molto. Altra candela che mi ricorda l'estate per eccellenza è questa, la Delicious Guava, un profumo tropicale che avvolge subito la casa, tra l'altro ben persistente. Ottima in estate, questa candela vi crea questo sottotono fruttato che pervade le vostre stanze. Mi è piaciuta tanto, la sto riutilizzando in questi giorni. Questa invece è finita, è rimasto lo stop. Era una cosa incredibile, fragranza perfettamente autunnale, la Autumn Glow, ed è, non lo so, paradisiaco. Io ogni tanto apro il barattolo vuoto e torno ad annusarla perché è una cosa incredibile. Questa candela aveva tra l'altro un bellissimo color borgogna scuro violaceo, molto interessante la scelta cromatica della stessa. Ho finito la giara intera. Questa era Beach Holiday, che allora vi faccio una premessa: le candele che vedo che stanno arrivando alla fine, smetto di utilizzarle per non finirle, quindi ho una sorta di problema, anzi dovrei iniziare lo smaltimento anche di queste candele perché è giusto anche rinnovarle. Comunque questa ha il classico profumo di salmastro, mi piaceva soprattutto in estate accendermela durante la doccia, nel bagno, è piccolina ma profuma veramente bene l'ambiente perché mi dava quest'idea di mare in tempesta che mi ricordava il mare Ligure. Questa è finita, altra giara che dovrò ripulire appena ho tempo, ed è la Snowflakes Cookie. Questa la devo ricomprare in giara grande perché tra tutte, insieme alla Midsummer Night che ho finito e non ho qua da mostrarvi, è la mia fragranza preferita. Quindi veramente questa, la Snowflakes Cookie, la dovrò riacquistare perché mi crea una dipendenza, è buonissima. Questa era un'altra fragranza, mi piaceva da matti, è pressoché finita, ed è la Winter Glow, un profumo estremamente invernale. Non so come ci siano riusciti, ma riproduce in un barattolino, in un'essenza profumata, quella sensazione di aria frizzante che si ha nelle giornate invernali di festa. Magari quando vi affacciate su una terrazza e vedete i camini che fumano e l'aria frizzante in una giornata di sole, non so come ci siano riusciti, è strepitosa. Una giara media un po' particolare perché era una limited edition, è la Golden Amber, dentro si presenta così, ha una fragranza davvero avvolgente, speziata, aromatica, una fragranza prettamente di ispirazione orientale, un po' come il motivo decorato in rosso sulla giara, che in questo caso è nera, per alcune persone può risultare un po' tetra. Devo dire che ho trovato una scelta molto particolare. Poi una giara grande che ho deciso che passerò a questo mio amico con cui condivido la passione per Yankee Candle, è la Salted Caramel, che utilizzo da diverso tempo, ma accendo devo spegnere dopo 10 minuti. Il profumo è buonissimo, ricorda questo dolce col caramello, insomma caramello bruciacchiato, ecco, questo è proprio il senso, se dovessi dire. Allora, c'è da premettere che tutte le volte che l'accendo, a parte il fatto che brucia male e siamo d'accordo, però anche il paralume con cui brucia bene, diffonde nell'aria un profumo che ricorda le sigarette fumate in casa quando poi apri la finestra e fai finta di non aver fumato, ecco, quindi becco su sempre da Stefano quando accendo lei e poi mi crea un leggero mal di testa anch'essa, ecco perché la passo al mio amico. Una fragranza che devo utilizzare a giornate, ma che mi piace parecchio, è la Lavender, quindi lavanda pura, anch'esso un profumo perfettamente estivo che mi mette subito di buon umore, mi dà questa idea di casa fresca in piena estate. Lei a volte mi fa venire mal di testa, a volte no. Se vedo che dà fastidio la spengo e la richiudo, se no la lascio bruciare. Comunque una fragranza ottima, profumo primaverile per eccellenza, davvero frizzantissimo, che dà una botta di vita in casa, un po'
agrumato nel senso anche di acre, però è la Cherry Lemonade in versione grande anch'essa. Questa è la limonata di ciliegie, bevanda famosa soprattutto all'estero, profumo fresco frizzante, un po' poco avvolgente, quindi un po' stridulo proprio per la nota agrumata che presenta all'interno, però nel complesso mi piace, è una candela prettamente primaverile. Profumazione che mi piace particolarmente è la Coastal Living, questa giara grande anch'essa. È profumo del mare, della sabbia, quel profumo di mare magari in primavera, nelle serate primaverili, buonissima fragranza, molto fresca, discreta. Limited edition, questa giara grande che si chiama Spirit of America, profumo perfetto per la casa, per rinfrescarla e regalare alla vostra abitazione quel profumo di casa pulita. Queste sono le candele con cui sigillo la casa una volta finito di passare lo straccio in terra, ravvivare i pavimenti, eccetera. Buonissima, non mi fa venire mal di testa, nonostante sia uno dei profumi classificati come freschi. Buona, delicata, elegante, un'ottima profumazione per i vostri interni. E l'ultima candela di cui vi parlo è questa, che a me piace molto, è la Sicilian Lemon, ma come molte di voi poi mi avevano confermato in un altro video, purtroppo la profumazione di questa non riesce a farsi sentire nelle varie stanze. Quindi posso godere dell'aroma della stessa solo a distanza ravvicinata. Un gran peccato perché è una profumazione davvero intrigante. Ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo pollice in su. Noi ci vediamo alla prossima, ma non scordate di starmi bene.